bentrovati alla nostra rubrica Autori allo specchio, che come dice il titolo stesso si pone un po' l'obiettivo di raccontarvi quello che c'è dietro la storia, dietro la trama, dietro quel racconto che ogni scrittore sente il bisogno di mettere nero su bianco. Io oggi do il benvenuto e ringrazio Stefano Montalto, che è l'autore di I bambini non si toccano ed è un libro pubblicato nel 2019, quindi è comunque un libro giovane, e del quale chiediamo appunto a Stefano di parlarci. Ma prima una piccola domanda proprio su che cosa ha significato per te mettere nero su bianco questa storia e quindi che cosa significa essere uno scrittore e scrivere. Buongiorno a tutti, grazie. E molti si dice che uno scrive un romanzo perché ha una storia da raccontare. Forse avevo anche una storia da raccontare, ma in realtà, essendo stato io per 25 anni un giocatore, e quindi aver accolto tante sfide sui campi da rugby, e essendo anche un lettore compulsivo di tutto ciò che mi capita più o meno sotto mano, ma anche di questi grandi autori americani di romanzi di avventura, di azione, e a un certo punto ho voluto in qualche modo sfidarli con un personaggio che fosse altrettanto bravo, altrettanto intelligente e dove anche lui sa cosa vuol dire entrare in azione. Questa è stata la sfida che mi sono posto. Ho creato questo personaggio che è per metà italiana e per metà scozzese, e nella sua metà italiana è un ufficiale dei carabinieri, ufficiale del GIS, del gruppo intervento speciale, ma nella sua metà scozzese non è uno scozzese qualsiasi, perché lui è il nipote di un capoclan scozzese, perciò sarà il futuro capoclan. La sua fama lo precede, ma c'è nel romanzo, nella storia, c'è un alter ego, un altro personaggio, che è un nigeriano del nord-est, perciò un islamico, tanto la Nigeria è prevalentemente cattolica. E lui inizialmente aderisce al movimento del Boko Haram, ma poi si ribella in qualche modo e lui diventa il protettore del suo villaggio, perciò giudice, giurie e boia in qualche modo, perché è un orfano e pertanto ha un profondo senso di giustizia. Tutta la storia è fatto in modo che tutti gli avvenimenti raccontati in queste 577 pagine fanno in modo che i due personaggi, agli antipodi fra di loro, alla fine del romanzo si incontrano. Perciò è l'incontro di due civiltà agli antipodi. Uno vive in un posto dimenticato da dietro gli uomini e quell'altro un castello in Scozia. In parte ci hai già risposto, però appunto sono ancora più diretta nel chiederti che genere di libro è e quindi che tipo di lettore secondo te potrebbe coinvolgere. Io ho fatto un test, il mio libro attualmente è stato letto da circa, non credo, io ne ho distribuite 600 copie, penso che probabilmente 500 persone, 450 l'abbiano già letto. Tra questi il segmento è veramente incredibilmente vario, da ragazzi molto giovani a persone più avanti con l'età, sia uomini che donne, perché per essere un libro d'azione incredibilmente è piaciuto alle donne, in quanto non c'è una vera e propria storia d'amore, ma il personaggio ovviamente ha questa amica d'infanzia e dove tutti credono che loro due in fondo stanno insieme, ma in realtà loro si dichiarano amici. Ma come dice il personaggio nel sesto capitolo, questi giocano ancora a fare gli amici, ancora non hanno capito che sono una coppia più di quanto loro stessi credono. Possiamo leggere delle informazioni che raccontano per grandi linee appunto un romanzo che poi in effetti è bello, consistente, e cosa ti senti di dire appunto in più ai nostri lettori che magari non possono cogliere leggendo le informazioni generali? Tante persone si sono appassionate non necessariamente ai due protagonisti, e questo per me è stato un grosso risultato, in quanto personaggi apparentemente
di secondo piano, o addirittura, come ci sono alcuni che compaiono e spariscono, ma dove io gli ho creato comunque una storia, questi hanno colpito l'immaginazione del lettore. E io credo che questo sia veramente per me il grande successo. E nel mio piccolo, perché si tratta sia ancora del mio piccolo ovviamente, il fatto che molti l'hanno letto perché l'avevo scritto io e perché mi conoscevano e quindi volevano sapere che cosa avessi scritto, ma che non sono lettori e che alla fine sono arrivati fino in fondo. Ora, arrivare in fondo a 577 pagine e non essere un lettore vuol dire che evidentemente la storia ha preso. Questo per me è stato il successo più grande. Bene, e allora a noi non resta appunto che consigliarvi la lettura di questo libro, consigliatissimo per gli amanti del genere, ma appunto, come diceva Stefano, non solo, perché secondo me ha la grande poi capacità di far vedere al lettore i posti che tu racconti, esatto. Quindi di portare con le immagini che tu descrivi con le parole il lettore proprio su quei luoghi, quindi è un libro che ci consente anche di viaggiare e che speriamo abbia diciamo colpito il vostro interesse. Noi lo abbiamo disponibile qui in libreria, ma come sempre ripetiamo, possiamo consegnarvelo a casa, quindi non dovete far altro che richiederci questo libro e noi penseremo a tutto il resto. Io ringrazio ancora Stefano Montalto per essere stato con noi oggi e vi do appuntamento al prossimo incontro di Autori allo Specchio. Grazie.